Se qualcuno non ha capito, ve lo spiego meglio. È raro trovare in una struttura tutti i feedback negativi. Significa che ha sempre finto e continua a farlo. Finge di essere questo e quello, ma non lavora mai per diventarlo. Quindi se vado ad interrogare il server dell'Ariete, dove mi viene chiesto un grado di controllo dei pensieri, e quindi una chiarezza a livello mentale, ma io ricevo picche, mi dice male, prigioniera di se stessa. Mi auguro che abbiate capito che qui di potenziale per migliorare c'è ben poco. 1, 2, 3, prova. Si faceva chiamare Maria e si presentava come risultato di un esperimento genetico o intelligenza artificiale creato in laboratorio da uno scienziato statunitense. La Polizia di Stato di Torino, dopo complesse indagini, ha individuato una donna che, grazie al passaparola attraverso i principali social network, aveva creato in pochi mesi una rete di circa 300 adepti che si rivolgevano a lei per guarire dalle più svariate patologie. La guaritrice si definiva capace di garantire risultati miracolosi attraverso un percorso guidato in grado di intervenire sul DNA umano, modificandone dati e coordinate e restituendo così le corrette sequenze del patrimonio genetico attraverso un pannello di controllo dell'interfaccia olografica umana con cui avrebbe interagito direttamente. Questo processo di recupero dati della durata di 3 cicli di 3 mesi ciascuno consentiva alla sedicente Marie di esercitare sulle persone che si affidavano alle sue cure una forte pressione psicologica, manifestata in alcune circostanze con rimproveri ed accuse ai pazienti per non aver seguito la lettera programma, ovvero di non essersi liberati di quei beni materiali che a dire della donna li avrebbero allontanati dalla guarigione. Altre volte l'indagata esprimeva scetticismo e in alcuni casi aperto contrasto verso le cure tradizionali cui si erano sottoposti gli adepti, invitandoli a cessare quei trattamenti che erano a volte cure salvavita. Nella villa, insieme alla donna, sono stati trovati e perquisiti altri collaboratori molto attivi nelle chat e nell'attività di raccolta fondi per dichiarate attività benefiche su cui sono in corso gli approfondimenti degli inquirenti. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici, smartphone e tablet, oltre che un copioso materiale cartaceo, manoscritti e testi relative a pratiche esoteriche. E la donna è stata denunciata per truffa, circonvenzione di incapace e esercizio abusivo della professione medica.